Che è qua pieno con coma? Tutto pieno. Ho finito il medaglium! Eccoci qua, finalmente su Yo-Kai Watch 2 Randomizer. Lo dice anche il titolo. Psicospettri, ovviamente, perché è la versione su cui gira meglio a detta dei modder. A detta sempre dei modder non ci sono bug. Però, ovviamente, si parano il sedere dicendo: se li incontrate, levate la mod e poi la rimettete. No, non si può levare, è implementata nel gioco. Dovrei avere un'altra ROM, mettere il salvataggio su quella ROM e poi dopo ricominciare. È un casino. Tra l'altro, hanno già incontrato un bug che hanno prontamente patchato. Però. Andiamo avanti. Il mio nome. Henry, che cazzo c'è ridere? Oh! Dato che deve essere una randomizer, anche il nome sarà un po' randomizzato. È più un meme, Long, ma. Sì, va bene. Tra l'altro, andrò molto veloce per questa prima parte perché è identica a Yo-Kai Watch 1. Lo Yo-Kai Watch. Quello strumento ripugnante che collega umani a Yo-Kai non ha posto nel nostro mondo ideale. L'ho preso. Ma è tanto semplice far sparire lo Yo-Kai Watch e Nate neanche se lo poteva togliere. L'orologio scomparso, no, rubato. Oddio, anche se in realtà non l'hanno rubato, l'hanno solo fatto scomparire tornando indietro nel tempo con la pietra del tempo. Ma siamo pronti per le vacanze estive! Sì, che durano solo luglio e agosto perché in Giappone le vacanze durano poco. Vediamo un po' cosa vuole la nostra madre. Buongiorno, Long. Cosa devo fare? Scrivere il diario? Ok, più tardi allora lo scrivo così. Scrivo tutto quello che ho fatto e poi dopo salvo il gioco. Vai fuori da papà. Cos'è? La bicicletta? Finalmente abbiamo una bicicletta nostra nuova? Ah, si va in macchina? Oh, grande, la gita di famiglia. Dove andiamo? Alla goduria? Oh, bello il viale dello shopping, eh. Sì, fermiamoci in mezzo alla strada. Le macchine non devono passare, ovviamente faranno la chicane attorno alla nostra auto. Non credo che in Giappone ci si possa fermare. La macchina è scomparsa, infatti. A quale brioche prendiamo? Spirito o anima? Psicospettri. Possiamo prendere entrambe? Tu, mamma, ti mangi anima e tu ti mangi spirito, ma chi se ne frega quali prendiamo? Prendiamone una e basta. Non c'è un negozio al centro che possa dirci: oh, io vendo quelle della psiche umana. Perché per analizzare sti due ci vuole qualcuno bravo. I soldi vengono da nostro padre, quindi dobbiamo scegliere spirito, ovvio. Sapete quale scelgo, mamma e papà? Nessuna, me ne vado. Ma come non allontaniamoci troppo? Io voglio prendere le brioche che parano a me, non quelle che parano ai nostri genitori. Vabbè, dammi una scatola, fai quello che ti pare, guarda, non voglio sapere più niente. Tanto facciamo sempre un torto a ciascuno, quindi è uguale. Se prendiamo animo facciamo torto a papà, se prendiamo spirito facciamo torto a mamma. E chi se ne frega? Qua ci sono gli estremi per il divorzio, eh? Attenzione. Bene, stiamo andando adesso a casa a prendere retino per andare a catturare gli insetti con i nostri amici. Chi mai scorderà l'attimo, la terra che tremò? Voglio questo in alto che è più bello. Già preso. Ok, un po'. Solo cicale marroni. Le cicale non cicano mica. No, quelle sono le formiche che non cicalano. Che non cicalano. Che non cicano. Non cicale mica. Ma che cazzo stai a dire? Cicala presa. Prendiamoci anche un'altra cicala verde. Che carina. È il colore dell'invidia. No, non me lo fare. Da tutte e due via volano. Pierre, non ti voglio disturbare, ma devo venire qua per forza. Toh, coccinella. Le coccinelle asiatiche sono pericolose. Alcune, non tutte.
C'hanno una specie di teschio sul dietro disegnato che... mamma mia. Dopo una bella giornata passata a catturare gli insetti, è tempo di andarsi a prendere un bel gelato. Guarda, madonna Sandrone. Stai buono però quando mangi un gelato. Tra l'altro Piero e Sandrone hanno dei begli orologi d'oro polsi. Chissà se magari anche io potrei averne uno. Ma chissà quanto costa il Mega Watch. È l'ultimo grido. Attenzione, bottega della memoria ci sta chiamando con un fare sinistro. Io avrei paura di andarci. Però me ne sono... talmente attratto che non posso farne a meno. Ispezione del vicolo. Non è questo il vicolo, è quello che sta di là, quindi. Non sembra che ci sia mai stato questo negozio qui, eh. Beh, no. In effetti non c'era. L'avranno messo di recente, sai, quando non guardavi. Non è che uno va a guardare i vicoli ogni giorno. Robi vecchi. Eh certo, Facchinetti era già preso. C'è un orologio che mi interessa. Non è Mega Watch, ma... quella faccia è inquietantissima. Per favore, level 5, non farlo mai più. Questo orologio è bellissimo. È bianco, perlaceo. È un prodotto straordinario che ti permette di vedere cose invisibili, guaiò. Cose invisibili. Li vedo a prova. Posso vendertelo per 1 euro. Ah, me l'ha scammata, 1 euro. Io avrei qualche riserva, però per 1 euro non si butta via niente, insomma. Voglio dire, è belletto, magari si romperà dopo un uso, ma... la metà più di 100 euro, va, accattati el. Sì, però perché non lo uso là fuori? Offro io. Ah, vabbè, c'è la macchinetta che con le sfere e con le palle. Ha detto di usare l'euro che ci ha avanzato con la macchinetta qua, quindi ci ha fatto un regalo. Che sia questa? Vediamo. È proprio inutile. Ehi! Aspetta un attimo! Vuoi davvero sprecare così il denaro che ti sei guadagnato? Una pietra per l'astico! Ora basta chiacchiere, apri la capsula, poi ti spiego! Ok! Ciao, sono Whisper, al tuo servizio. Sono uno yokai, mi hai liberato. D'ora in poi sarò il tuo valletto. Molto lieto. Yokai. Ma è normale che pensavamo fosse una pietra e non una capsula, no? In Giappone mica conoscono le macchinette gacha. Non è che ce n'è una ogni 10 passi. Comunque sia, Whisper a quanto pare è uno yokai. Chi l'avrebbe mai detto? Dobbiamo cercare quindi un nostro amico che si chiama Jibanyan. Stiamo pian piano recuperando i ricordi. Abbiamo ricordato chi è Whisper, ma non ricordiamo tutti quanti gli altri nostri amici che ci siamo fatti. E Medallium... è da zero, bisogna rifarlo da capo, certo. Infatti, quelle due vecchie megere, oltre a far scomparire il nostro Yokai Watch, hanno fatto sparire tutti quanti i nostri amici. Bene, proviamo un po' il nostro Yokai Watch per vedere dov'è Jibanyan. Ma guarda un po', c'è un gatto rosso qui. Per questa prima parte il gioco sarà letteralmente uguale. Cambia solo magari il rango e l'attributo dello yokai. La tribù alla quale appartiene, quindi andrò molto spedito. Questa storia finisce mia ora. Combattiamo! Fuori al campettante! Premi! Uria! No. A che serve allora? Ed ecco qua che facciamo amicizia anche con Jibanyan una seconda volta. Sì, quando l'ho chiamato che ha sbattuto il cervelletto e se l'è rotto. Bene, sapete cosa sto pensando? Che praticamente gli eventi che abbiamo vissuto con Yokai Watch 1 si fermano a un certo punto. Si fermano a dopo Negatina, più o meno. Però, abbiamo fatto amicizia con Whisper, con Ciccio Pasticcio. Andiamo quindi di nuovo alla bottega di ricordi per chiedere al vecchio signore: oh, fra, ma che mi ci dato? Che mi ci venduto? Che è sta robaccia? Ora, il fatto è che noi riusciamo a vedere degli spiritelli. Ma lo Yokai Watch, il vecchio signor Robi Vecchi, come l'ha preso? Dai, sono affamato di verità. Oh no, ma è scomparso. Che succede, Whisper? Perché ci siamo fermati all'improvviso? Senti una presenza yokai? Esamina la spazzatura. Facciamo dumpster diving? Ok, c'è uno yokai nelle vicinanze, va bene. Ma dov'è?
Ho rallentato l'emulatore. Attenzione, Pulicito ci vuole ripulire per bene. Allora vuole rubarci le cose. Boia. Professorso. Ok. Energimax, vai. Mi ha ucciso quasi. Oh, stai buono. Ma che livello è? E stai fermati. Quante volte attacchi? Anatema avido. Fa male? No. Aumento perché... Sì, Gibanian sta morendo, ma non penso si possa perdere all'inizio, a quanto pare. Bene, allora Pulicito, o quello che sei. Ah, quindi diventa nostro amico, è vero lui. Ci dai la... Ma che prendiamo, Pulicito o Professorso? Professorso. Ma no, Pulicito, cioè era Professorso prima. Wow, che succede, Whisper? Ora ricordo cosa. Quale faccia preoccupata? Sembra che ora sia un momento buono come un altro per parlarti della slot che hai. Ma te ne sei ricordato ora? Ma che senso ha però? Scusami. Perché Whisper e G-Bion dovrebbero essersi dimenticati di noi? Lo Yokai Watch, ok che unisce umani e yokai. Ma eravamo comunque amici anche senza lo Yokai Watch alla fine dei conti, no? Ma motivi di trama. Dobbiamo andare all'albero sacro al Monte Selvoscura, ok? Ah, moneta selezione, ok. Vediamo un po' cosa potrà capitarci. Con questa possiamo scegliere 3 yokai, ovviamente randomizzati. Let's go. Vediamo un po', dai. Abbiamo Rettilarbitro, Domes Gecko, wow. E Bronto... Ma Domes Gecko subito. Ma stiamo scherzando? Bello. Grande. Boia, zì. Lucerto. Ah, perché è un rettile. Dovrebbe essere un anfibio in realtà. Già, calmo. Sauro. Sauro è il nome normale. Squamato. Squamato. Mi piace Squamato, però. Mi piace Squamato. Hai anche un sigillo. Bene, è il momento di tornare a casa e magari anche di concludere l'episodio. Però, sapete, non si può andare via senza prima parlare con lui. Misterioso! Ehi, tu, ti incuriosisce la macchina delle cazzole di fronte all'albero sacro? No, non proprio. Ma sei scemo, mo l'hai usata. Sembra l'odore di una foto delle fotocamere yokai. Non è una foto di spirito osso di polpari, ma non è da Yokai Watch 2. L'odore di foto realizzata con la fotocamera yokai di Yokai Watch. Sì, ha una foto scattata con lo Yokai Watch precedente. Fammela vedere. Questa è! Non ne è neanche una. Per un attimo mi ero così emozionato. Deve essere una foto scattata nelle ultime 2 ore, perché in cambio mi darà una moneta. Perfetto, eccola qua! È in arrivo! Generoso! Non mi interessa chi è, però almeno adesso abbiamo la foto fatta con Yokai Watch 1 e possiamo andare a prendere la moneta selezione più da misterioso. Vediamo un po' se misterioso accetta la foto che ho fatto. Perché non so se va bene comunque. Anche. Vabbè, è un emulatore però. Perfetto. Dammi questa moneta, gimmi. Abbiamo Incredovino. Credo sia uno io criminale. Professorso, bello. E Nipponon, ma scegliamolo io criminale, dai. Non posso fare senza io criminale, no? Come facciamo? Incredovino. Per 1000 giravolte non credo sia, lo so, che catchphrase. È muto. Vediamo un po' i soprannomi, se ce li ha. Non ce li ha. Che delusione. Lo chiamo io allora, do io il nome. Mucco, perché è un maschio. Il maschio della mucca è Mucco, no? Zarno. Zarno è uno yokai? Ma che è qua pieno con comando? Tutto pieno. Ho finito il medaglium! Ho finito il medaglium, è fatta! A posto così allora! Ho finito Yokai Watch 2! We'll be right back.